Allora, buonasera, vediamo un po' chi c'è. Buonasera a tutti, benvenuti su Focus 3.0, il mistero della vita. Ringrazio prima di tutto Anna Tamburini Torre che mi permette sempre di avere accesso a questo canale e poi vi ringrazio tantissimo per tutte le varie email, tutte le varie domande che mi avete fatto, sempre molto interessanti. Ringrazio anche Enrico Ballantini che senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi questa sera per la puntata mensile che abbiamo sempre con la storia occultata, parleremo delle scuole misteriche e delle iniziazioni. È un argomento a me molto caro perché ho fatto degli studi anche proprio mossa da un interesse personale su questi argomenti, perché già il mistero di per sé è affascinante, ma è chiaro che quando noi andiamo a indagare su questi misteri così antichi, a vedere che addirittura c'erano delle scuole, dei gruppi nutriti di persone che andavano a indagare su questi strani fenomeni naturali o meno, beh, la cosa diventa davvero intrigante. Grazie per essere tutti qui con me. Naturalmente oggi posso rispondere in diretta alle vostre domande. Mi avvicinerò allo schermo quando vedo qualcuno che posta qualche domanda un po' particolare. Io adesso comincio un pochino a descrivervi quello che si faceva una volta in queste strane esperienze che gli esseri umani facevano in quel lontano tempo. Mi sono occupata in particolare delle scuole greche, perché prima di tutto la nostra cultura intera deriva dall'antica Grecia, che poi è stata diffusa tramite il latino, tramite l'impero romano, ma la fonte, l'origine di tutto questo è nell'antica Grecia. Perché le scuole misteriche e quali erano i misteri che si andavano a indagare? Ora, abbiamo pochissimi documenti che ci parlano di questo. Abbiamo un inno a Demetra attribuito a Omero, ma si sa che Omero erano i cantori del tempo e tutti in qualche modo avevano questa denominazione. Omero ci racconta in questo inno a Demetra cosa si faceva fuori dal tempio di Eleusi. Ora, in particolare, tra tutti i vari misteri e scuole misteriche, il più importante erano i misteri eleusini. Eleusi è una piccola città, una cittadina che sorge a circa 20 km da Atene. Buonasera Silvana, buonasera Elisa, Paola, Laura, grazie, grazie di essere tutti qua con me. Eleusi, dicevo, era una piccola frazione, una piccola città a 20 km circa da Atene. Ma naturalmente, mentre oggi ci sono le autostrade, chiaramente a quel tempo, stiamo parlando del V secolo avanti Cristo, quindi in un'epoca addirittura pre-greca, pre-greca classica, erano tutte foreste, cioè 20 km di una foresta fitta, piena di bestie feroci. E quindi questi ragazzi e queste ragazze, ricordiamo che a quel tempo non vi era la divisione che poi invece fu introdotta
Successivamente, nella Grecia classica, in cui poi le ragazze non ebbero più accesso a tutte queste conoscenze, ma nel tempo di massimo splendore ai misteri eleusini potevano partecipare tutti, maschi e femmine. Di solito erano ragazzi giovani che percorrevano questi 20 chilometri a piedi o su alcuni carri trainati da buoi tutti infiocchettati oppure da cavalli. E questo genere di processione, diciamo, esiste ancora anche da noi nel meridione, in alcune delle nostre isole rimangono dei ricordi di queste antiche usanze greche, in cui appunto la processione viene fatta da dei carri tutti infiocchettati, trainati da buoi o da cavalli, e si procede molto lentamente cantando e ballando. Naturalmente c'era anche la foresta da attraversare, e la foresta era la prima prova iniziatica. Chiariamo bene cosa siano queste prove iniziatiche. La parola iniziatica deriva da initium, cioè dall'inizio, dal primo passo. Come diceva la mia nonna, il passo più difficile è quello dell'uscio, cioè quello della porta, è quello dell'entrare attraverso il limen, come dicevano i latini, e trovare il lumen, cioè trovare la luce. Quando ci si avventurava, perché era proprio una grande avventura, per queste conoscenze, le persone erano obbligate a passare questi boschi, queste foreste, che ovviamente di notte soprattutto erano estremamente buie e pericolose. Non tutti superavano questa prima prova iniziatica, alcuni morivano dilaniati dagli animali e alcuni invece riuscivano poi ad arrivare al tempio. Ora, al tempio, ciao Rosy, ciao Antonella, ciao Nike, ciao, ciao Maria Silvana, ciao, sì, domani vedi la registrazione. Ok. Ciao Paola, ciao, ciao Paola. E quindi vi stavo raccontando di questo bosco. Ora, il bosco iniziatico non sono certo solo le scuole misteriche, soprattutto le scuole di Eleusi, ad averne fatto proprio il baluardo. Diciamo che l'immagine del bosco è un'immagine archetipica, è un'immagine. Sapete cosa vuol dire archetipo, no? Deriva dalla parola greca archè, che significa antico, e topos, che vuol dire modello, cioè un modello antico, un modello a cui tutte le menti fanno riferimento, è un modello arcaico che ogni mente che appartiene a quella cultura riconosce e la fa propria, diciamo. Quindi l'archetipo ci appartiene. Poi Jung ha fatto un lungo studio sugli archetipi, anche Freud, e Jung appunto con la teoria dell'inconscio collettivo ha chiarito come tutte le persone che appartengono a una certa area culturale abbiano diciamo di fondo archetipi in comune. Ora, l'archetipo del bosco è molto diffuso. Prima di tutto pensiamo a Dante, ovviamente, il quale per iniziare il suo lungo cammino verso la verità, verso la gioia, verso il paradiso, inizia proprio in un bosco, una selva oscura, dove incontra animali feroci, incontra la lonza, incontra la lupa. Ed è un archetipo molto potente, iniziato proprio durante questi percorsi che questi ragazzi dovevano effettuare per arrivare al tempio.
cosa si svolgesse e chi fosse preposto a condurre, diciamo, le iniziazioni, non è dato sapere. Ed è per questo che si chiamano misteri, perché purtroppo è rimasto misterioso. La parola mistero deriva da myo, greco, che significa chiudere, serrare, tenere al chiuso. E ovviamente il mistero è questo, cioè una cosa nascosta, occultata, come la parola che io ho scelto per queste dirette. La sapienza occultata. Ecco, nei misteri eleusini abbiamo proprio una sapienza occultata, ma talmente occultata bene che non è giunto quasi niente a noi. Perché? Perché chi partecipava ai misteri era obbligato al silenzio. Era obbligato a serrare la bocca, a tenere la bocca chiusa. Non doveva rivelare a nessuno ciò che aveva imparato durante i vari giorni in cui si svolgevano queste iniziazioni. Quindi la parola mio è appunto serrare ed è anche appunto, diciamo, riferita al silenzio a cui questi ragazzi erano obbligati a tenere. Vediamo se ci sono altre domande, vediamo un pochino i vari commenti. Buonasera, cara, abbiamo lo stesso cognome. Bene. Ciao Enrico Ballantini, grazie a te. Ti ho salutato anche all'inizio e grazie a Enrico che possiamo fare queste dirette, quindi lo ringraziamo in modo particolare insieme ad Anna. Allora, vi stavo raccontando che questi ragazzi erano obbligati al silenzio. Questi ragazzi che partecipavano, tra l'altro esistevano due tipi di misteri eleusini, i piccoli misteri e i grandi misteri. I piccoli misteri duravano pochi giorni, potevano partecipare tutti, ma non tutti potevano partecipare ai grandi misteri. I piccoli misteri venivano effettuati nel periodo primaverile, i grandi misteri nel periodo autunnale o invernale, quindi diciamo di questo periodo. E forse anche Halloween era diciamo, l'inizio di questo tipo di celebrazioni, forse derivano proprio da questi antichi misteri che venivano tramandati. Perché? Perché parlavano della morte. Ecco perché mi viene spontaneo associare i due eventi e probabilmente gli antichi sapevano molto meglio di noi che durante il periodo, diciamo, che va da fine ottobre, primi di novembre, c'è l'apertura dell'Ade, l'apertura dei morti. I morti vengono, passano, diciamo, vicino ai vivi e i vivi possono avere contatti con l'aldilà. Sicuramente questi misteri trattavano della vita e della morte, di Eros e di Thanatos, perché chiaramente questi erano gli argomenti principali in cui tutte le persone erano dibattute, in cui si pensava come fosse questa strana vita che apparentemente nasceva dal nulla e poi così all'improvviso ricadeva in questo nulla, no? In questo tartaro, in questo buio. E proprio dal buio si cominciava, cioè si cominciava dal bosco, dal buio, dalla notte. Tutto inizia nel buio per gli antichi. Anche gli antichi egiziani, per esempio, nella loro cosmogonia, mettono all'inizio il buio, all'inizio la dea Nut,
la notte, e il giorno nasce dalla notte, non viceversa. E quindi aspetto sempre delle vostre domande e vediamo se qualcuno è curioso poi di fare delle domande. Quindi, dal buio, da questo buio, dal superamento della paura del buio, si arrivava alla luce, cioè al tempio. Come ho detto prima, non tutti riuscivano a passare il bosco, molti morivano, ma chi riusciva poi aveva accesso alle grandi conoscenze. I ragazzi che partecipavano a questi eventi erano chiamati oi mistoi in greco, da cui deriva la parola italiana mistico. Erano i mistici quelli che andavano a cercare la verità della vita e della morte. Tutti i misteri, anche quelli orfici e quelli dionisiaci, erano tutti mirati a capire il grande mistero della vita e della morte, e si ipotizza, perché naturalmente non avendo ricevuto nessuna comunicazione da chi ha partecipato a questi eventi, possiamo solo ipotizzare che si usassero, diciamo, degli insegnamenti che si diciamo, si proponessero degli insegnamenti anche che chiarivano la sessualità, cioè la riproduzione umana. Sono solo ipotesi, naturalmente, ma sicuramente si facevano dei viaggi anche fuori dal corpo. A tale scopo erano preposte delle bevande allucinogene, delle bevande che permettevano a queste persone di accedere ad altri livelli di coscienza. Erano sempre seguiti dalla sacerdotessa che impersonava Demetra. Ricordiamo che i misteri eleusini erano dedicati a Demetra, disperata per la morte di Persefone, della figlia Persefone. In tutti questi antichi miti vediamo spessissimo la dea madre alla ricerca della dea figlia, cioè alla ricerca della figlia perduta e morta, quindi andata nell'Ade, rapita dal dio degli inferi. È impossibile, secondo me, non vedere l'identica situazione, diciamo, raccontata poi in religioni successive, soprattutto quella cattolica, in cui vediamo un dio padre che fa morire il proprio figlio. Quindi un Dio padre, un Dio figlio e in parallelo una dea madre e una dea figlia. Naturalmente noi abituati dopo 2000 anni di patriarcato stentiamo a capire quanto fosse grandiosa la figura di Demetra o comunque la figura della grande madre, perché appunto non abbiamo più cognizione di quanto questo femminile fosse così forte, così imperante in quei tempi. E ovviamente aver perso la figlia era un dolore talmente grande che Demetra percorre tutti i sentieri del mondo, corre disperata, piangendo, fino all'Olimpo, chiedendo a Zeus, impetrando al capo degli dèi, che le facesse raggiungere la figlia Persefone. Persefone con un inganno: Persefone è la dea figlia, la dea giovane, la giovane donna che rappresentava la fertilità, la bellezza, anche la maturità della natura, i fiori di primavera. Quindi
E il fatto che il cattivo Ade l'avesse rapita, tra l'altro trascinata agli inferi e trattenuta con un inganno, non so se qualcuno di voi conosce questo tipo di inganno, ma riguarda uno frutto proprio tipico di questo tempo, cioè di ottobre, di novembre, ed è la melagrana. La leggenda narra che Persefone con un inganno fu costretta a mangiare 3 chicchi del rosso frutto della melagrana e vigeva la norma che a quei tempi se la sposa, anche se fosse stata rapita, ma se la sposa accettava del cibo in casa dello sposo, significava che accettava le nozze. Quindi Persefone mangia i fatali 3 chicchi di melograno e quindi rimane per sempre costretta a vivere nell'Ade. Ma la madre non lo accetta, combatte con tutte le sue forze affinché la figlia torni sulla terra, riemerga dalle tenebre e torni sulla terra, cioè Eros vince Thanatos. L'amore della madre, Eros, vince il dio degli inferi, Thanatos. E ci riesce con un compromesso, cioè un compromesso di 6 mesi, quindi metà dell'anno. Persefone sarà costretta a vivere negli inferi, nel Tartaro, e quindi mancherà la luce, la bellezza, mancherà il profumo, la terra inaridirà, diventerà fredda e secca, e siamo ovviamente nell'inverno. Ma poi a primavera Persefone avrà il permesso di tornare sulla terra. E quindi di nuovo, con un ciclo meraviglioso, di nuovo Persefone porterà i fiori, porterà i frutti, porterà l'abbondanza, porterà il cibo e porterà il caldo del sole. In questo modo gli antichi raccontavano la ciclicità della natura e diciamo, come si svolgevano, il motivo per cui la terra ritornava arida ogni tanti mesi. Con questo mito si racconta non solo le cose naturali, ma anche le cose soprannaturali. I mistoi, diciamo, erano seguiti da dei docenti, da degli iniziati, da persone che già conoscevano i misteri. E questi iniziati, pensate un po' come si chiamavano? Si chiamavano Oi Magoi, cioè i maghi. Erano persone magiche. La magia non è mai morta. E la magia appartiene solo alle persone estremamente consapevoli, appartiene alle persone molto profonde, che sono riusciti a raggiungere quella parte del proprio essere umano che contiene la magia. Noi siamo dei grandi creatori e dei grandi trasformatori. Ci sono persone che sono riuscite a compiere imprese eccezionali, a scalare il K2 o penetrare negli abissi più profondi. E questo è magico in un qualche modo. Anche solo accendere la luce è un atto magico, che fino a poco tempo fa, fino a 1 secolo e mezzo fa, era assolutamente impensabile. Per cui l'uomo è magico, ha questi poteri, li sta acquisendo tra l'altro in modo molto veloce in quest'ultimo tempo. E proprio questa velocità, questa acquisizione
di tecnologie molto avanzate in brevissimo tempo, è una prova iniziatica. Quello che noi oggi tutti stiamo vivendo, questa difficoltà, questa paura, è esattamente la paura che vivevano i misti quando entravano nel bosco, la paura della morte, la paura di non essere soccorsi, di non trovare la via d'uscita, di vedere una cosa quasi infinita davanti a sé, un buio molto lungo e molto pericoloso. È un po' la situazione che tutto il mondo in questo momento sta vivendo, ma chi è consapevole di ciò che sta accadendo potrà capire che si tratta solo di una prova iniziatica. Questa prova iniziatica appartiene a tutti noi, appartiene all'umanità intera. Nascere, solo l'atto di nascere, è una prova iniziatica, difatti dà inizio alla vita. Poi non è detto che le persone acquisiscano durante la loro vita e tutti gli anni, acquisiscano le arti magiche, cioè acquisiscono dei poteri di trasformazione. Molti si fermano alla prima iniziazione, cioè al nascere e al vivere una vita bios. Allora, non a caso in greco esistono due parole che indicano la vita. Una è bios ed è la vita biologica, usiamo poi una parola di derivazione greca anche noi, no? Cioè bios è ciò che è materialmente il nostro corpo, vivo e quindi funzionante, tutti gli organi, eccetera, eccetera, appartengono alla sfera di bios. E poi abbiamo Eros. Eros è un dio, Eros quindi è divino, e Eros è quello che permette alla vita di riprodursi. Senza Eros non sarebbe possibile poter avere nuove nascite. Senza Eros sarebbe impossibile l'amore, sarebbe impossibile la comprensione tra gli esseri umani. Purtroppo, dopo secoli e secoli, anzi millenni direi, di dominazione patriarcale si è persa la valenza divina di Eros. Questo è stato un dramma per l'umanità, lo è e è tuttora un dramma gravissimo, perché la mancanza di Eros cosa fa? Fa aumentare Thanatos. Siccome le due forze sono sempre in equilibrio nella natura ed è necessaria l'una come è necessaria l'altra, come è necessario fare, così è necessario il disfare, come è necessario nascere, così è necessario morire. Ma se le due forze non sono in equilibrio e una forza supera l'altra, ecco che succedono veramente dei disastri. Oggi siamo in un squilibrio molto potente. E quindi siamo in un disastro. Lo squilibrio è a favore di Thanatos. Thanatos è la rigidità, è il controllo, è il buio, è la paura di morire. Quindi abbiamo un surplus di Thanatos in questo periodo. È chiaro che noi dobbiamo riequilibrare le energie aumentando il nostro Eros. Eros purtroppo non ha più quella valenza meravigliosa che aveva durante il periodo pregreco, in cui era non solo considerato un dio, ma era considerato il dio delle origini. Cioè dal caos nasce Eros. Eros è l'aggregazione, Eros è l'avvicinarsi, Eros è il comprendere. È l'unirsi, è l'unione ed è quindi amore.
Senza Eros non c'è vita. Se tutto fosse dominato da Thanatos, saremmo in un sterile pianeta, brullo e senza vita. Saremmo come Marte, come attualmente Marte, o Giove, insomma, pianeti che non possono tenere la vita biologica. Quindi la Terra, noi terrestri, deriviamo da Eros. Su questa parola ci torneremo molto, perché è sicuro che questi ragazzi, questi mistoi che andavano a conoscere i segreti, era soprattutto il segreto della vita quello che si andava ad indagare. Sono rimasti alcuni brandelli di alcune persone che non erano presenti, ma che hanno raccontato per sentito dire, diciamo così. Cioè, hanno raccontato qualcosa che probabilmente avveniva nei giorni in cui la sacerdotessa e i suoi aiutanti, i famosi magoi, spiegavano come avveniva non solo la riproduzione, ma come si sviluppavano le forze erotiche, cioè le forze di aggregazione, le forze d'amore, le forze amorose. Quindi, probabilmente si ha notizia che esistessero delle ceste, dei contenitori, che si suppone, perché queste sono tutte illazioni moderne, si suppone che ci fossero delle specie di statue, di piccole riproduzioni dei genitali, sia maschili che femminili, sia interni che esterni, e attraverso queste specie di oggetti sessuali si riuscisse ad insegnare ai ragazzi come avvenisse la fecondazione, avvenisse l'inizio della gravidanza, come avvenisse il parto e come questo fosse in realtà il segreto che permeava tutta la natura, gli animali, le piante, la terra, il cielo. La pioggia veniva considerata lo sperma del cielo che ingravidava la terra. Esistevano anche dei canti, di cui abbiamo pochissime sillabe, che comunque venivano cantati durante questi misteri. C'era anche molto probabilmente delle rappresentazioni teatrali che avvenivano nel tempio, che probabilmente, ma queste sempre sono nostre supposizioni, raccontassero la storia di Demetra e della perdita della figlia, quindi la storia della dea madre e della dea figlia. La dea figlia e anche la dea madre scompaiono a un certo periodo della storia e vengono, diciamo, tutte le cosmogonie vengono virate al maschile. Avremo l'imposizione di un dio padre e di un dio figlio. Il dio figlio viene sulla terra e, diciamo, vive sulla terra per un determinato periodo, esattamente come fa Persefone. Ma mentre nell'antica mitologia questo ritorno era ciclico, quindi in un qualche modo rassicurante, e anche se l'inverno era lungo, molto rigido, c'era molto freddo, alcune persone, le più deboli, morivano durante l'inverno, però c'era la certezza che prima o poi sarebbe tornata la primavera e questo confortava gli animi, mentre invece con l'avvento del dio patriarcale non abbiamo più questa consolazione.
Cristo, il Dio Figlio, ha solcato, diciamo, i sentieri di questa terra una sola volta e poi tornerà solo alla fine dei tempi. Quindi per tutte le nostre vite questo non avverrà, questo miracolo, questa bellezza non sarà vista e questo indubbiamente creerà degli scompensi perché le persone faranno fatica a pensare a un Dio che arriverà alla fine dei tempi e quindi è molto meno consolatoria la nostra visione religiosa rispetto a quella antica. Quella antica era molto più gioiosa, era molto più piena di speranza, piena di era molto più rigogliosa proprio perché presupponeva una ciclicità in cui la primavera sarebbe sempre sicuramente tornata. E quindi questo era confortante per gli animi. Non solo, ma durante queste cerimonie possiamo ipotizzare che ci fosse anche proprio un'andata agli inferi. Non esiste conoscenza iniziatica senza un'andata agli inferi. In greco veniva chiamato katabasi. Nella katabasi era un lungo viaggio, diremmo noi oggi, nella tana del bianconiglio, no? Che è molto profonda. E spesso i ragazzi si perdevano, non tutti riuscivano poi a risalire verso la luce. E questo fenomeno della risalita era chiamato anabasi. Katabasi e anabasi erano uno il contrario dell'altro, e non tutti riuscivano ad arrivare a rivedere le stelle, come diceva Dante. Sicuramente il percorso di Dante è un percorso iniziatico, cioè lui parte dal buio, dalle malevolge, dal mondo degli inferi più orrendo, per poi risalire man mano con estrema fatica fino ad arrivare a rimirare la rosa mistica, ovvero Dio, Dio stesso, e come tutti i grandi iniziati scopre una cosa meravigliosa, cioè scopre che è il riflesso di sé. C'è un altro Dio nella Grecia antica che lavorava col riflesso di sé. Era il famoso Dioniso. Esistevano allora anche delle scuole misteriche ispirate a Dioniso. Anche Dioniso è un dio delle origini, è un dio di cui si raccontano cose molto strane, è un dio bellissimo, che era un bambino bellissimo. Si narra che il padre era sicuramente Zeus, ma la madre, mater incerta in questo caso, non si sapeva bene. Ci sono varie versioni del mito. Alcuni lo fanno figlio di Persefone stessa, altri invece lo fanno figlio di una mortale, una ragazza chiamata Semele, che è molto bella, che Zeus ovviamente appena la vede la concupisce, però era gelosa, la moglie di Zeus era gelosa, sembra di leggere un teleromanzo di oggi, era molto gelosa, manda degli strali alla povera Semele, la quale rimane folgorata. Zeus, impietosito, prende dal grembo di Semele questo bambino che ancora non si era formato del tutto,
e lo mette nella sua coscia. Allora, sulla coscia di Zeus veramente ci sarebbe da scrivere un romanzo, perché queste cosce producono figli. Vabbè, al di là della strana situazione, ma da un dio non sappiamo cosa un dio possa fare, nasce comunque Dioniso, che significa nato due volte, in effetti così è. Questo bambino è bellissimo, talmente bello che i titani, che sono gli dei più antichi, gli dei dell'inizio, si invaghiscono di lui e con una mossa terribile decidono di mangiarne le teneri carni. È un atto di cannibalismo, ma il mangiare il dio non è alieno alla nostra cultura, in un qualche modo anche il cristianesimo. Diciamo che l'ostia è il pane e il sangue di Cristo, in un qualche modo questo antropofagismo è comunque concepito anche da noi. Sicuramente i titani decidono di uccidere il piccolo, bellissimo dio e per distrarlo, per non fare in modo che lui si accorgesse delle loro trame, gli regalano sette oggetti che il bambino tratta come giochi, ovviamente. E c'è una trottola, c'è una palla. C'è un dado, il dado della fortuna, la marionetta e soprattutto c'è uno specchio. Alcune narrazioni antiche dicono che il piccolo Dioniso crea il mondo rimirando il suo bel viso nello specchio. Noi non saremmo altro che uno specchio del Dio, di un bambino. E Dioniso si diverte, ride, è un bambino ridente, è un bambino che tutti i momenti continua a ricreare il mondo. È molto bella questa immagine, molto poetica, a me piace moltissimo il fatto che noi siamo solo il riflesso di una risata di un bambino. Dioniso era quindi anche lui un dio della vita e della morte. Viene appunto dilaniato dai titani, famoso Spargamos, come dicevano i greci, ma Zeus riesce a salvare il cuore. E il cuore, pensate, secondo gli antichi, si sminuzza, si disgrega in migliaia e migliaia di pezzi, andando a creare le anime degli umani. Ecco perché la nostra anima è divina, perché appartiene al Dio, appartiene a Dioniso. E quindi ognuno di noi ha dentro di sé una piccola parte divina. Nei misteri dionisiaci, anche qui venivano trattati i temi della morte e anche i temi dell'eros, cioè della vita. Vedo che siete in tanti, vi ringrazio. E mi piacerebbe che faceste anche delle domande, qualche curiosità, non so, io adesso continuo a parlare a ruota libera, però naturalmente mi piacerebbe anche interagire con voi. Quindi se avete qualche curiosità, qualche cosa da chiedere, volentieri, sono qui apposta, insomma. Altri misteri erano i misteri orfici. Orfeo, come ricorderanno molti che conoscono il mito, era anche lui riuscito ad andare nell'Ade. Cioè, vedete che il percorso iniziatico è sempre lo stesso.
bisogna andare negli inferi per poi acquisire conoscenza e tornare fuori rinnovati. Chi arriva negli inferi e riesce poi a risalire è totalmente diverso dalla persona che aveva iniziato il cammino. Quando io vi dico che in questo periodo siamo proprio negli inferi, cioè siamo proprio in una catabasi, che tra l'altro è la prima volta, credo, che questo fenomeno sia così diffuso mondialmente, tutti noi dobbiamo imparare la trasformazione. La morte non è una fine. Sapete che per esempio in greco la parola morte non è lo thanatos. I greci erano molto più antichi alle sfumature di significato, erano molto più profondi di noi, avevano un linguaggio molto più ricco di definizioni precise. Non a caso ancora dobbiamo usare il greco, soprattutto per esempio per la medicina, proprio perché abbiamo bisogno di termini molto precisi, molto accurati. Non possiamo essere, come dire, grossolani come sono le nostre lingue attuali. La lingua greca aveva due parole per esprimere il concetto di morte. Una era teleute, la teleute era semplicemente la morte fisica, cioè la cessazione dello spirito vitale, della la morte del corpo. Thanatos invece è una morte che vive da un'altra parte, cioè che va all'esplorazione dell'Ade, va agli inferi. E dagli inferi lo spirito potrà tornare arricchito, potrà tornare catabasi, discesa, sì, mare manu, sì, esatto, catabasi è la discesa agli inferi. Ora, non è solo Orfeo che va agli inferi, anche se questo è uno dei miti più famosi, ma anche in altre religioni, anche Cristo stesso sta 3 giorni agli inferi, Ulisse o anche Osiride, Mitra, cioè tantissimi dei in realtà, quindi questa narrazione appartiene all'umanità, non è solo ed esclusivamente greca. Tutti in qualche modo, tutte le persone consapevoli sanno che prima di arrivare e di avere accesso alla consapevolezza sono dovuti passare attraverso un inferno. Il dolore può annientarti o può insegnarti. Il dolore, quello forte, quello intenso, quello vero e profondo, così come ti può annientare, cioè distrugge la tua vita, così te la può risolvere, perché una volta che tu lo superi, acquisisci delle capacità tali di trasformazione che tu diventi un essere magico. Cosa sono i maghi? Lo sono poi anche nelle fiabe, io mi sono occupata molto di queste antiche storie, che noi diciamo chiamiamo fiabe, ma sono ben altro che fiabe. I maghi trasformano. I maghi o le maghe, insomma, è uguale, trasformano. Vi ricordate anche la più classica delle fiabe in Cenerentola? Abbiamo la trasformazione della zucca in cocchio, no? Con la bacchetta magica, bibiti bobiti bu, si trasforma. Questa è la capacità degli esseri umani che trasformano la propria vita. Il male, la morte ci può annientare o ci può far crescere. Ecco perché vi dico che questo particolare momento è prezioso. Noi dobbiamo stare molto attenti a questo momento così difficile per noi e così pieno di paura. Dobbiamo attraversare il bosco, con questo nemico invisibile, che non si sa neanche se c'è o non c'è, e che comunque è invisibile, perché nel buio non si vede, e quindi nel buio la paura ti attanaglia proprio perché c'è l'invisibilità,
Io ho scritto un libro su questo che credo che molti di voi abbiano letto, che comunque se non lo avete fatto vi invito a farlo perché di questi tempi leggere quel libro è veramente illuminante, che si intitola La trappola invisibile. È proprio una trappola che ci blocca ed è assolutamente invisibile. E quello è quello che stiamo vivendo oggi noi sulla nostra pelle quotidianamente. Ora vediamo se c'è anche una... Si sente l'eco nella voce. Non sentite bene? Io vi sento bene, in effetti. Spero che questa cosa non sia troppo fastidiosa. Non so neanche bene come fare a toglierla. Vabbè, speriamo bene. Ditemelo poi se eventualmente vi dà fastidio. Cercherò di agire sulla tecnologia, anche se non è il mio forte, quindi non so se ci riuscirò, abbiate pazienza. Comunque, torniamo a noi, torniamo alla nostra catabasi. Orfeo perde la giovane moglie Euridice per il morso di un serpente. Ora, tutto questo è molto simbolico. Il serpente è un animale estremamente importante nell'antichità, era rappresentativo della grande idea, era rappresentativo della morte e della rinascita, perché il serpente, come voi sapete, è l'unico animale che in vita cambia la pelle e sembra risorgere a nuova vita, ritorna tutto nuovo a ogni stagione e quindi questo fenomeno era considerato così di buon auspicio, perché ovviamente si tornava in un qualche modo sempre in una rinascita. Ora ricordate bene che una rinascita è diversa da una risurrezione. La rinascita è ciclica, tutto rinasce, tutto muore, tutto apparentemente muore, da sotto la neve, sotto la crosta secca dell'inverno, e poi si rigenera a primavera. E il ciclo continua in eterno. Quindi la rigenerazione è estremamente calmante per noi, estremamente rassicurante. Sappiamo che passeranno un po' di mesi freddi, ma poi la primavera arriverà e siamo certi di questo. Quando invece abbiamo il concetto di resurrezione, a una morte definitiva, ci sarà, non si sa quando, in un tempo molto lontano e non sicuramente per quanto riguarda le nostre vite singole che durano poche decine d'anni, insomma, anche nella migliore delle ipotesi durano un secolo, ma non di più, e non ci sarà risurrezione. La risurrezione verrà sempre alla fine dei tempi. E questo è drammatico perché ci impedisce la speranza, ci impedisce anche la certezza che ci sarà una nostra, come dire, risurrezione. Invece anticamente i concetti erano molto più piacevoli in un qualche modo, e quindi si guardava la natura e si copiava dalla natura, si riguardava questa tempo continuo e questo era rassicurante, anzi direi quasi come dire pacificante, no? C'era sempre sic la sicurezza che passati determinati mesi ci sarebbe stata di nuovo il caldo e il cibo buono e fresco. Che cos'è che angoscia in questo periodo e perché io definisco questa una prova iniziatica? Il fatto di non sapere quando finirà. Il fatto che non sappiamo come uscire a ritrovare, a rivedere le stelle, come diceva Dante. Come faremo e quando sarà. E questo è un pensiero angosciante di per sé, che crea Thanatos. E quindi crea paura. E la paura, si sa, paralizza le persone.
Ecco perché tendiamo in questo periodo a stare fermi, a parte che ci obbligano a stare fermi, ma anche istintivamente staremmo fermi, proprio perché nel periodo, nel buio, quando non si può vedere, pensate ai misti che erano nella foresta di Eleusi, tremanti, da soli, con degli ululati che provenivano chissà da dove, e dovevano passare ore e ore con la paura di essere azzannati o di essere uccisi. È un po' il momento in cui stiamo vivendo noi oggi. Però ricordiamoci che è un insegnamento, che siamo a scuola, nella grande scuola della vita, e questo è un grande insegnamento che ci viene dato. Perché chi saprà reggere, chi troverà la forza interiore di resistere, tornerà, arriverà al tempio e saprà le cose, avrà la conoscenza. E quando si ha la conoscenza non si ha più paura, perché conoscere si sente bene. Sì, grazie. Perché conoscere rassicura. Quando è che noi siamo in agitazione? Quando non sappiamo. Quando, per esempio, ci viene detta una parola e non la conosciamo, cosa facciamo? Andiamo subito sul cellulare, andiamo su Google e cerchiamo questa parola. Perché? Perché abbiamo bisogno di sapere di che cosa si sta parlando. E andiamo a cercare, perché il sapere è conforto. Ci conforta il sapere. Ecco perché i saggi, quelli che sanno di più, sono più calmi, più tranquilli, più sereni. Semplicemente perché conoscendo di più hanno meno paura. La paura avviene quando si è in balia di qualcosa di ignoto, di qualcosa di talmente strano che ci paralizza, ci blocca. Ecco perché invito tutti a conoscere, a sapere. E sicuramente non basta Google e non basta Wikipedia. Ricordiamoci che la sapienza umana si è tramandata da sempre attraverso i libri. Sono i libri la nostra vera conoscenza. E attraverso i libri, che purtroppo oggi si sta perdendo la capacità di leggere i libri, si sta perdendo quindi la capacità di sapere. Ricordatevi che i libri, scripta manent e verba volant, oggi bisognerebbe fare un altro, aggiungere, social, i social non esistono, i social sono aria. Perché è vero che le parole volano, ma i social neanche volano, sono proprio inesistenti, sono effimeri, sono talmente effimeri che non possono rimanere neanche sul nostro cellulare. Ricordiamo che questa è una grande sfida. Conoscere questa tecnologia e rivolgerla a nostro favore. Purtroppo noi siamo schiavi di questa tecnologia, siamo drogati di tecnologia, di queste ultime tecnologie, ma non abbiamo ancora capito come volgerle a nostro favore. La sapienza, il conoscere è la chiave per poter volgere anche queste ultime cosiddette diavolerie, questi strani oggetti luminosi che ci stanno in mano, fare in modo che diventino dei nostri alleati. Per ora li consideriamo piuttosto dei nostri nemici. E forse abbiamo paura, giustamente, giustamente li temiamo, perché non li conosciamo a sufficienza. D'altra parte siamo la prima generazione che li ha in mano, quindi è chiaro che ci vorranno dei tempi un po' più lunghi per poter volgere queste conoscenze a nostro favore.
Ogni volta che l'umanità fa un salto quantico, ecco che molti degli umani si spaventano più che utilizzarle. Io ne parlo per esempio della scoperta del cavallo. Non crediate, ora noi diamo per scontato che il cavallo si cavalchi e che ci siano i cavalieri. E sono secoli e millenni che il cavallo è, diciamo, l'amico dell'uomo, ma non è sempre stato così. Nel libro, quando Troia era solo una città, ne parlo diffusamente di questo fatto. Non tutte le popolazioni conoscevano il cavallo, ovvero conoscevano sì l'animale, sapevano che esisteva, ma nessuno aveva pensato a cavalcarlo, cioè a salire sopra un cavallo. E a fare in modo che questo animale obbedisse agli ordini dell'uomo. Questo è stato fatto da alcune popolazioni nella Mongolia, in Siberia. Le prime popolazioni a cavallo sono delle steppe russe, diciamo, vengono da lì. E queste popolazioni, dette Kurgan, poi chi ha letto i libri di Maria Gimbutas sa benissimo di che cosa sto parlando. Comunque, se avete curiosità, poi ve lo spiego in modo più chiaro. E queste popolazioni a cavallo, quando arrivarono nelle zone più a sud, nelle zone mediterranee, in cui non si conosceva il cavallo, voi pensate all'impatto spaventoso che questi enormi esseri dotati di sei gambe e quattro che correvano a una velocità enorme, incredibile per gli occhi di allora. Ecco che vedere queste cose ha creato spavento. Le guerre sono state vinte dai Kurgan, da queste popolazioni, grazie ai cavalli. Grazie al fatto che questi uomini a cavallo erano estremamente più forti degli uomini a piedi. Altrettanto incredibile fu, per esempio, per gli Incas quando videro i primi galeoni spagnoli. Loro erano incapaci di pensare o di percepire delle navi così grandi. Conoscevano le piccole imbarcazioni fluviali, delle piccoli tronchi, delle piccole canoe scavate nei tronchi. Ma queste enormi navi con queste vele spiegate al vento, queste giganti, cioè per loro erano assolutamente inconcepibili. È come se noi vedessimo oggi una nave aliena. Noi ne saremmo spaventati. E infatti così anche loro ne furono spaventati, moltissimo. Quindi, questo solo per farvi degli esempi, per farvi capire come adesso noi siamo spaventati di fronte a queste novità, a queste cose strane che stanno succedendo in questo periodo, ma è logico, è forse anche giusto così. Solo che chi riesce a capire che quell'uomo è solo un uomo a cavallo e che quindi forse io, se imparo a domare un cavallo, posso essere anch'io come lui, oppure da parte degli Incas, se esistono quelle navi così grandi, forse anch'io posso un giorno governare delle navi così grandi. Cioè, dobbiamo imparare da queste lezioni. Queste sono lezioni preziose per il nostro inconscio, preziosissime. Quindi dobbiamo imparare a cavalcare l'onda, non a esserne sommersi. Questo è ciò che si faceva nelle grandi scuole iniziatiche. Si insegnava ai ragazzi a cavalcare l'onda, a non avere paura del buio, a non avere paura della morte, a non avere paura neanche dell'eros, perché anche l'eros può fare molta paura, e a essere, come dire, capaci di vivere bene, di vivere in serenità, in gioia, in allegria.
Cioè, non dimentichiamoci dell'allegria, perché è sempre stata, diciamo, la panacea un po' per tutti. I nostri vecchi dicevano che ridere fa buon sangue, no? Ed è così. Quindi questo periodo difficile, questo periodo di forte thanatos, dobbiamo vincerlo con l'eros, dobbiamo vincerlo con l'amore. E quindi conosciamo, andiamo a conoscere, andiamo a leggere, andiamo a informarci bene e non solo su Google. Andiamo davvero a informarci dalle fonti primarie. Rileggiamo la Divina Commedia, rileggiamo i grandi libri, diamoci il tempo di capire, perché se non ci diamo questo tempo, noi davvero moriremo. E anche se fisicamente rimarremo vivi, saremo comunque morti. Le parole e le persone impaurite, quelle che non riescono neanche a uscire di casa, quelle che sono sempre con la televisione accesa perché devono sapere i morti, devono sapere gli infetti. Queste persone non vivono, stanno sprecando la loro vita. Quindi vi invito invece a leggere, a usare questo tempo dilatato che ci è stato regalato, quindi è un bel regalo che ci fanno dai piani alti, diciamo, e dobbiamo usarlo al meglio. Dobbiamo leggere, prendete libri online, fateveli arrivare, fate in modo che la conoscenza sia sempre più ampia, semplicemente perché più conoscete, più state bene. È molto egoistico quello che vi sto dicendo, ma io, per esempio, che anche chi mi conosce lo sa, ho avuto grossi problemi di salute. Quando ero bambina, una paralisi piuttosto grave, eccetera, eccetera. Cos'è stata farmi rinascere, farmi guarire? Capire. Capire perché era capitato a me, capire perché proprio a me era arrivata questa cosa, capire che potevo fare molto con quello che mi era rimasto e ho fatto. Realizzato tutti i miei sogni e questo credo che sia semplicemente un esempio qualunque. Migliaia di altre persone hanno fatto più di me o come me, ma quello che vi voglio lasciare è siate tenaci, non mollate la presa, cercate sempre di capire, informatevi, parlate. Discutete con gli altri, non smettete di comunicare e non smettete di leggere. Ora, detta da una scrittrice, ovviamente sembra un po' tirare l'acqua al proprio mulino, ed è anche così perché credo che i libri siano davvero la fonte della conoscenza, e non certo né Google né tutti i mezzi tecnologici, ma veramente i libri. Anche perché i libri li possiamo leggere, rileggere e tornare a leggere. La bellezza di un libro tra le mani, credo che per chi ama i libri sia qualcosa di quasi mistico. E quindi diciamo che la conoscenza muove la coscienza. Questo è un titolo che io spesso uso per le mie conferenze, perché sono convinta che la coscienza sia mossa dalla conoscenza. Quindi più conosciamo, più la nostra coscienza si eleva. Quindi più siamo elevati e meno paura abbiamo, quindi viviamo meglio. Perché vivere bene vuol dire vivere senza paura. Io credo che il tempo a nostra disposizione sia finito. Mi attardo 2 minuti ancora se qualcuno vuole porre qualche domanda, se avete delle curiosità, perché altrimenti vi rimando al mese prossimo. Che ci incontreremo quindi a novembre, vi darò per tempo il titolo del nuovo incontro, così spero che siate numerosi, vedo che siete già in tanti e
E quindi io a questo punto, visto che non vedo vostre domande, ringrazio ancora Anna Tamburini Torre, che è sempre così gentile con me, che mi permette di avere questo spazio, e anche Enrico Ballantini, che ha creato questo magnifico, magnifico posto virtuale, no? Che tra l'altro si chiama Focus, che è bellissimo già anche come parola, perché le parole hanno un'importanza molto, molto forte. Con la parola, con Logos, siamo venuti al mondo. La parola è divina, quindi la parola crea la realtà. Anzi, vi lascio proprio con una parola magica. Anzi, la parola magica più famosa, che è abracadabra. Abracadabra è una parola che di per sé non deve essere capita, perché la magia non può essere capita dalla mente razionale, può essere solo intuita dall'anima. Abracadabra comunque pare che avesse anche un'origine aramaica. Nell'aramaico abracadabra significa realizzo ciò che dico, il che è bellissimo come significato. Alcuni altri esperti linguisti invece la fanno derivare dall'ebraico abracadabra, che significa io vi do la mia benedizione, e che comunque anche in questo secondo caso dare le benedizioni, ovvero dire bene, dire delle belle parole, significa creare bellezza. Quindi comunque è magico, perché più parole belle noi usiamo nella nostra vita, più bella sarà la nostra vita. Usate parole alte, usate parole forti, usate parole belle, perché abbiamo bisogno di bellezza. Nel mondo di Thanatos c'è molta oscurità, c'è molto buio, c'è molte parole brutte. Quindi le parole belle sono erotiche, sono attraenti, sono. E noi attraiamo ciò che diciamo. Quindi vi lascio con questa parola magica, abracadabra, e vi lascio per il prossimo incontro, che sarà verso metà novembre. Vi ringrazio tantissimo. Vediamo se l'ultimissima cosa. Bene, allora, visto che siete tutti che solo mi fate dei complimenti, ma io non voglio riportarli così in diretta, vi ringrazio solo tantissimo di questo. Vi do appuntamento a novembre, ci risentiamo presto, quindi a tutti una buona serata. E abracadabra, siate felici. Arrivederci e grazie.